benvenuti. Benvenuti al venerdì, al secondo venerdì di Armonia 2017. E io sono Mario Desiati e ho avuto insomma la giornata di lavori di ieri. Il primo incontro, ci scusiamo del ritardo, ma ho avuto un piccolo problema tecnico, non è nostro dire cominciare con questo scantato. E abbiamo un gradito ospite, per noi è un grande onore avere qui l'editore Giuseppe La Terza, ma anche in qualità di presidente onorario di Stili del Libro, che sono stati nostri partner in questa edizione di Armonia 2017. E con lui dialogherà, insomma lo avvierà in un incontro in cui si parlerà un po' del valore, anche un valore anche economico della nostra cultura, come la cultura si può mangiare, vero o falso, insomma questo è uno dei temi che verranno affrontati. Mario Cartarelli, del presidio del capo di Leuca, che insomma è anche lui il nostro amico, insomma abbiamo anche domenica scorsa partecipato a uno degli incontri di Armonia 2017. Ringrazio in pubblico la presenza del sindaco Antonio Coppola, della presidentessa dei presidenti del libro Anna Maria Montinaro. Buon ascolto, grazie. Grazie, buonasera, grazie agli organizzatori del Festival Armonia per aver organizzato questa bellissima iniziativa che sta facendo scoprire anche le tante bellezze di questo territorio, di Tricase e delle sue frazioni marine. Grazie a Mario Desiati, direttore, grazie soprattutto al dottor La Terza che ci onora oggi della sua presenza. È davvero un grande onore ospitare il dottor La Terza per quello che rappresenta, non solo la più importante casa editrice di Puglia, tra le più grandi del Mezzogiorno in Italia, una casa editrice con una forte responsabilità sociale, inoltre, che ha sempre dialogato con il territorio, e oggi si parlerà anche di questo, dell'importanza degli operatori culturali, degli intellettuali, di chi si occupa di cultura a vario livello nella crescita sociale ma anche economica e civile di un territorio. Quindi noi siamo molto grati al dottor La Terza per quello per aver accolto questo invito e per quello che ci dirà. Credo che siamo un territorio che ha molto da imparare da questo incontro. Ne parlavamo prima in macchina, è un territorio che si sta caratterizzando per un certo fermento culturale. Forse non siamo ancora diventati talmente bravi da fare impresa culturale, da trasformare la cultura in un lavoro, in un'occasione per produrre benessere, però sicuramente il Salento negli ultimi anni ha fatto molti passi importanti in questa direzione. Ecco, io, poiché si tratta di vedere anche dei dati e di commentarli, preferirei magari animare un dibattito dopo la presentazione del dottor La Terza, proprio alla luce dei dati che lui ci farà vedere e che commenterà. Quindi ecco, mi riserverei di porgli qualche domanda dopo la presentazione. Quindi per il momento mi fermo qui, e vi cedo la parola e ringrazio tutti voi per essere intervenuti. Buonasera, io intanto ringrazio Mario Cappalelli per le cose che ha detto, che sono troppo generose e gentili. Io spero io di imparare dall'incontro con voi stasera, quindi sono assolutamente d'accordo. Non so che tempi abbiamo, immagino abbiamo un'oretta, se possiamo il più possibile animarla attraverso un dialogo io ne sono contento, anzi dirò subito che io dirò qualcosa. Se mentre parlo mi viene in mente una qualunque cosa, interrompetemi, perché io non sono un professore, non so fare lezione, diciamo, quello che dirò è frutto di una riflessione che viene dalla felicità del mio lavoro, che mi mette in contatto con tante persone diverse e produce stimoli. Ringrazio moltissimo il sindaco di essere qui, non lo dico in maniera cerimoniale,
io penso che qualunque atto di un sindaco è un riconoscimento, e il suo essere qui mi sembra un riconoscimento importante, non a me, ma dico a questa manifestazione, credo sia molto, ho anche merito di Mario Desiati, che conosco da un po' di tempo come un grande instancabile animatore, dato che la stessa cosa provo a fare anch'io, diciamo, credo che sia una cosa importante, ma è tanto più importante in luoghi dove, diciamo così, c'è meno un traino, e quindi, come dire, fare delle sfide vuol dire anche provare e avere, come credo c'è qui nel Salento, in Puglia, delle reazioni straordinarie, perché non è banale, non è retorica, non è compiacimento dire che quello che è successo in Puglia negli ultimi, Vincenzo, 20 anni, ecco, insomma, non è miracoloso, è frutto dell'intelligenza e del lavoro delle persone, ed è frutto, credo, di una cosa di cui parleremo adesso, oggi, del fatto che in questa regione, che pure certamente ha un forte tasso di individualismo, però quando si prova a rompere, diciamo, l'idea che io mi arricchisco delle disgrazie degli altri, e si prova a ragionare invece sul fatto che io posso anche arricchirmi con gli altri, almeno per una parte, sembrerebbe che, diciamo, una buona parte dei pugliesi reagisca positivamente. Allora, il titolo che abbiamo scelto con Mario Caparelli nasce da una famosa frase pronunciata, pare, credo di ricordare, dopo la finanziaria del corso, finanziaria 2010, dall'allora ministro delle finanze Giulio Tremonti, che disse qualcosa tipo, non si sa bene se disse veramente con la cultura non si mangia o la cultura non dà da mangiare, ma insomma il concetto era quello. Ci sono delle priorità, quindi l'idea era sì, la cultura è una bella cosa, ma mettiamolo in questi termini, la cultura è una ciliegina sulla torta. Allora, prima fai la torta, ti mangi la torta, intendendo per torta le cose solide, concrete, che creano la ricchezza ai cittadini, l'industria, i servizi, insomma, le attività produttive. Poi, alla fine c'è, questo mi fa pensare a un aneddoto che mi ha colpito molto, un anno, una volta andai a trovare un meraviglioso palazzo che c'è a Roma, delle assicurazioni generali, l'allora presidente, che si chiama Gabriele Galateri di Genova o di Genova, famiglia Agnelli, uomo che è stato in tutti i consigli di amministrazione possibili, elegantissimo, vestito meravigliosamente, un alto uomo, un gran signore, no? E lì andavo per chiedere un po' di soldi, perché volevamo fare un'iniziativa a Trieste, a casa madre dell'assicurazione generale. Lui mi ascoltò, poi disse ci penso, dice però mi consente di dire una cosa, dottor Terzo. Lei è veramente un uomo fortunato, perché lei può occuparsi di cultura. Ecco, io purtroppo non ho il tempo. Ed era fantastico perché, appunto, quel signore, pur essendo una persona di una grande famiglia, con una tradizione imprenditoriale, non stiamo parlando di un parvenu, aveva esattamente questa idea, la ciliegina sulla torta. Io sono un uomo indaffarato, mi devo occupare della torta, che è la roba, la ciccia, la cosa seria. Che felice uomo sei tu che ti puoi occupare della ciliegina. Ora, quando Tremonti disse la famosa frase, sono andato a vedere su internet e la prima occorrenza è un articolo di Famiglia Cristiana che esce subito dopo e dice Tremonti ha torto, e cita una ricerca dello studio Ambrosetti, sapete, sono quelli che organizzano i convegni sul lago, non ricordo dove, insomma, vengono sempre i potenti della terra, che dice, questa ricerca, che per ogni euro stanziato nel settore della cultura, questo poi Vincenzo saprà i dati molto meglio di me, dice questa articolo di Famiglia Cristiana, ne ritorno 2,49 nel settore economico. Poi lo specifica, di cui 1,15 sono i ricavi del settore culturale vero e proprio, che peraltro con dà da mangiare e da lavorare, insomma, qualche centinaia di migliaia di persone, e poi 0,62 l'industria manifatturiera, commercio, trasporti, ovviamente turismo, eccetera eccetera, e non parlare dell'occupazione che viene generata non solo nel settore culturale ma per derivazione anche negli altri.
Se volete una spiegazione più complessa, la dà il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, anche lui instancabile sostenitore degli investimenti in cultura. Io lo chiedo, lo fa in un volume che vi consiglio di leggere, del Mulino, che si chiama Investire in conoscenza. E poi noi abbiamo fatto un libro sui pregiudizi, su tutti i possibili pregiudizi, intitolato Il pregiudizio universale, in cui 84 autori fanno da i bambini sono buoni, pregiudizio, non ci sono più le mezze stagioni, luogo comune, ma le abbiamo messe insieme, oppure con la, sulla carbonara la cipolla non ci va, insomma, tutte le possibili pregiudizi. Ho sfidato anche l'opinione pubblica mettendo le donne sono migliori degli uomini, che è uno dei pregiudizi più di, cioè, le abbiamo ammazziate per secoli, adesso le prendiamo anche in giro perché ogni maschietto che va in TV dice ah, ma le donne sono migliori degli uomini. Il primo pregiudizio ho chiesto, ho chiamato Visco, ah, c'era uno meraviglioso, ho chiamato Davigo, gli ho detto tu devi fare il pregiudizio, tutti i politici sono ladri. E dice, ma proprio io? E certo, lo devi fare tu. E ho chiamato Visco e gli ho detto, beh, devi fare con la cultura non si mangia. E quindi c'è un testo, vi consiglio, così. Mi potrei fermare qui, quindi dire, risulta falso che con la cultura non si mangia, ma vorrei osare di più e proporvi una tesi più radicale di così. Non solo la cultura non si mangia, ma vorrei sostenere l'idea, che però vorrei discutere con voi perché non è affatto ovvia, che la arretratezza dell'Italia dipende essenzialmente dalla nostra ignoranza. Allora, ovviamente qui si aprono una serie di questioni, diciamo, che cos'è l'arretratezza, cosa si intende per ignoranza. Diciamo, io dico subito, scopro le mie carte, e adesso vi faccio vedere qualche dato, la mia tesi si basa su una cosa, cioè c'è, in tutte le statistiche, una strettissima correlazione tra bassi consumi culturali dell'Italia, basso investimento in ricerca e in istruzione, quindi sia nella ricerca totale, cioè non solo quella pubblica, anche quella privata, cioè anche le imprese non investono in ricerca, e nella scuola e l'università. Tra cui tutti questi indicatori bassi, consumi culturali, investimenti in ricerca e istruzione, e gli indicatori di sviluppo economico. C'è una strettissima correlazione, non in Italia, in tutti i paesi. Per limitarsi ho preso quelli europei, perché sono quelli più simili a noi. Vediamo. Allora, il tasto è questo. Ah, questa è la lettura. Mi siedo così. Allora, lettura, i dati si riferiscono alle persone che dichiarano di leggere almeno un libro, ok? In un anno. Oh, tenete conto che questi sono dati di Eurobarometro, i dati non coincidono mai. I dati sulla lettura ufficiale in Italia è che il 42%, anzi 40%, però non sono molto importanti le percentuali come tali, ma i rapporti tra i paesi. Vedete che in Svezia il 90% dichiara, la media europea è il 68%, l'Italia sta al 56%. I grandi paesi sono sopra l'Italia, il Regno Unito, la Germania, la Francia, sotto l'Italia, anche perfino la Spagna nella lettura sta sopra, sotto l'Italia ci sono Croazia, Malta, Bulgaria, Cipro, Romania, Grecia e Portogallo. Va bene? Qui non siamo messi bene, siamo tra i paesi in cui il numero di lettori è il più basso. Andiamo al grafico successivo, non so se è questo qua, questo sì. Monumenti, questa è la stessa cosa, chi dichiara di aver visto almeno una volta l'anno un monumento? Di nuovo, prima la Svezia, 79% dichiara di aver visto un monumento, la Danimarca è il 73%, la media europea è il 52%, l'Italia è il 41%. Di nuovo, sotto l'Italia ritroviamo gli stessi paesi, Cipro, Portogallo, Grecia. Poi interrompetemi se c'è qualcosa che non vi è chiaro. Musei. La stessa cosa, l'Italia sta al 30, la media europea al 37, e chi ritroviamo all'inizio? La Svezia, la Danimarca, l'Olanda, il Regno Unito. Concerti, l'Italia sta al 26, la media europea al 35, sempre che il 35% dichiara di aver visto. Qui vuol dire che solo un italiano su 4 dice che è stato un concerto. La Svezia al 61, la Danimarca al 60. Teatri. 24 l'Italia, 28 l'Unione Europea, di nuovo chi dice 53 la Svezia, eccetera. Questa è la spesa per istruzione. La spesa per istruzione in Italia sul PIL, questa è fonte invece Economist, è un bellissimo volumetto che consiglio a tutti, è meraviglioso, consiglio anche al sindaco per uno strumento di lavoro, che si chiama Il Mondo in Cifre, lo pubblica la casa editrice di Internazionale, sapete la rivista, è però fatto dall'Economist, e c'è una serie di indicatori di tutti i tipi economici, culturali, comparati, molto interessanti. La spesa per istruzione in Italia è del 4,1,
In Danimarca è dell'8,5, cioè più del doppio, in Francia del 5,5, eccetera, eccetera. Questa è la spesa totale per ricerca e sviluppo. Stessa situazione, anzi, forse ancora peggio, l'Italia è l'1,1, di nuovo non a caso la Svezia che fa 3,6, eccetera. Alcuni indicatori. Ho preso l'Economist, indicatori di competitività globale, l'ambiente imprenditoriale, cioè l'ambiente favorevole all'impresa, la creatività economica, questo si misura con i brevetti, tecnologie, uso delle tecnologie. Poi ne ho presi due che non sono economici, la percezione della corruzione e la relazione tra donne e uomini. Qui la cosa interessante con i numeri sono in che posizione sono i paesi nella classifica, da 1 a 100. Per esempio, competitività globale, il numero 1 è Stati Uniti, c'è scritto sotto, il numero 2 è Singapore, il 3 è Canada. Però dei paesi che abbiamo visto prima, quelli europei, il più alto è la Finlandia, numero 8, poi c'è la Svezia, 11, Germania 19, Inghilterra 20, l'Italia sta al 42esimo posto. Ed è più o meno la stessa cosa in tutti questi indicatori, va bene? Quindi in tutti questi indicatori l'Italia sta sotto a questi paesi. Ecco, fermiamoci qui. Sono anche paesi che hanno i redditi più alti. Qui, per esempio, c'è un indicatore impressionante che è il potere d'acquisto, che è anche meglio del reddito pro capite, perché il reddito pro capite dice, vabbè, ma lì quel paese la roba costa di più, in Svezia e Norvegia, ovviamente. Prendiamo il potere d'acquisto, cioè l'effettiva capacità di acquisto di beni e servizi. Sempre l'Economist dice che se facciamo 100 gli Stati Uniti, questo è un dato del 2014, la Norvegia fa 124. Cioè il potere medio di acquisto del norvegese è di un quarto più alto di un americano, medio. La Germania fa 85, la Danimarca fa 82, il Regno Unito 74, la Francia fa 71, l'Italia fa 65. Cioè l'Italia ha un potere acquisto la metà della Norvegia, la metà. E stiamo parlando di un paese europeo, cioè non stiamo parlando di un altro mondo. Sotto l'Italia c'è la Spagna 61, Portogallo 50, Grecia 47, Ungheria 46 e altri paesi. Dice, ma questo è un dato statico? E no, prendiamo un dato dinamico, la crescita. Sempre lo stesso cosa, l'Economist, c'è quanto sono cresciute le economie dei paesi negli ultimi 10 anni. Ora, è ovvio che i paesi che crescono di più sono quelli che partono da condizioni più povere. Voi sapete bene che i due paesi che sono cresciuti di più sono Cina e India. Negli ultimi 10 anni sono cresciuti a tassi del 10, 11, 12. Io sono stato per festeggiare i miei 60 anni con la famiglia per la prima volta in India, erano un po' in difficoltà perché hanno cresciuto solo del 7% l'ultimo anno, quindi si lamentavano. Capite cosa vuol dire crescere del 10%? Le città cambiano da un anno all'altro, c'è cioè un quadro in movimento. È chiaro che i paesi più ricchi, questi sono paesi che hanno redditi molto più bassi dei nostri, anche dell'Italia, pro capite. I paesi più ricchi crescono più lentamente perché sono già arrivati a un livello. Però vediamo questi dati. L'Italia negli ultimi 10 anni, meglio 2004-2014, dice l'Economist, lo mette in quelli che sono cresciuti di meno, è cresciuta mediamente, cioè è decresciuta dello 0,5, la Danimarca del più 0,4, la Spagna del più 0,6, la Francia dello 0,9, il Regno Unito 1,2, la Germania 1,3, la Norvegia 1,4, quindi non sono i tassi di crescita esplosivi dell'India ma anche di tanti paesi con economie più deboli, però sono comunque crescite, cioè sono paesi che comunque in questi 10 anni dell'1 o del 2% sono cresciuti, l'Italia è decresciuta, quindi neanche dal punto di vista dinamico il nostro paese fa bene. Quindi, diciamo, sembra da qui di dedurre che i paesi che investono di più sulla cultura, abbiamo visto quanto investe la Svezia, la Danimarca e gli altri in istruzione e in ricerca, hanno redditi più alti, meno corruzione e più diritti civili. Noi abbiamo visto l'indicatore della parità uomo-donna, ma insomma non facciamo fatica a pensare che non è l'unico. Tullio De Mauro, che a cui, come dire, credo che noi tutti siamo debitori di un lavoro culturale straordinario, ripeteva sempre che in tutte le indagini sulla cosiddetta literacy, cioè la capacità di capire un testo e di restituirne il significato, 2 cittadini su 3 in Italia, 2 cittadini su 3 non sono in grado di capire una frase come
è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Il primo di questi ostacoli di cui parla questo, che è l'articolo 3 della nostra Costituzione, è proprio l'ignoranza. È proprio l'ignoranza il primo ostacolo che ci impedisce di partecipare pienamente alla vita politica, economica e sociale. Un paese ignorante, per l'appunto, non si sviluppa né economicamente, né socialmente, né moralmente. Tra l'altro c'è una curiosa contraddizione su cui vorrei sentire la vostra opinione. Com'è possibile, mi sono chiesto tante volte, che un paese come l'Italia, che noi ci gloriamo e lo scriviamo dappertutto e lo dicono i politici, che abbiamo il più grande patrimonio storico-artistico, alcuni sparano cifre, il 50, dice no, il 60, dice non è vero, il 90%, e poi siamo così ignoranti. Cioè abbiamo dei luoghi meravigliosi e non li visitiamo. Ecco, come è possibile. A mio parere le caratteristiche di un paese ignorante si possono illustrare molte, ma sono: primo, vista corta. E sapete che c'è un bellissimo episodio di Eduardo Galeano, un grande scrittore sudamericano, uruguaiano, che dice: due amici camminano e a un certo punto uno dice all'altro, ma non capisco che cos'è l'orizzonte. Cioè uno lo vede, dice quello è l'orizzonte, adesso ci andiamo, cammina e sembra che dovresti arrivare, e invece no, stai ancora lontano, cammina, insomma non capisco a che serve l'orizzonte. L'altro cosa ci fa? Serve a camminare. E allora se tu hai la vista corta non cammini, cioè se tu non hai più un orizzonte e non ti vuoi neanche mettere gli occhiali della scuola, della ricerca, non cammini. Primo. Secondo, è un paese che persegue solo, sembra perseguire nella gran parte dei nostri concittadini, una logica di interesse personale a breve. Caso ultimo, eclatante, all'Italia. Ve la volete prendere con i dipendenti dall'Italia che conservano la loro posizione? Sono padri di famiglia, madri di famiglia, il loro interesse è evidente. Ve la volete prendere con i manager che hanno avuto l'auti bonus? Ma se ti danno un sacco di soldi, che dici no? Ma non ce la possiamo neanche veramente prendere con i politici. In democrazia il politico va per il voto, non è che uno può dire no, devi fare come nel sistema sovietico. E se vai per il voto, tutti i politici sanno che oggi, se l'Italia viene messa in liquidazione, si perdono forse 10, forse 15, forse 30 mila voti, non se ne guadagna nessuno. E nessuno di noi in sala, a meno che non sia figlio, nipote, parente di un pilota, alle prossime elezioni vota, dice no, io non pensavo di votare Renzi perché non mi convince, però ha messo in liquidazione all'Italia, lo voto, no, è un caso. I politici lo sanno questo, e razionalmente, perseguendo un interesse a breve termine, da 20 anni mantengono all'Italia, con un costo però collettivo, cioè questa razionalità di breve individuale è una irrazionalità collettiva. Terzo, appunto, un paese ignorante ritiene che non ci siano soluzioni collettive a problemi individuali. Sapete che Bauman, un grande sociologo poco scomparso, diceva: siamo passati da un'epoca in cui si pensava che si dovessero cercare soluzioni collettive a problemi individuali, a un'epoca in cui si pensiamo che invece dobbiamo trovare soluzioni individuali a problemi collettivi, no? Ognuno se la deve cavare da sé. Un paese ignorante è quello che dice no, ma non c'è una soluzione, non sarà mai, non si potrà mai. Un paese ignorante è un paese che ha profonda sfiducia negli altri. I tassi, e ci sono misure della fiducia, il cosiddetto capitale sociale, donazioni di sangue, ce ne sono un sacco. I paesi più miserabili sono quelli dove nessuno si fida di nessuno. Paul Collier, un grande economista che ha studiato a lungo il sottosviluppo, dice: nell'Africa c'è un livello di sfiducia pazzesca, racconta di quando lui arrivò, non mi ricordo in quale paese, Nigeria credo, e c'era scritto nella sua camera: attenzione perché il personale dell'albergo vi può rubare, non lasciate niente. Cioè, come il personale dell'albergo avverte che il personale dello stesso albergo. Ora, come si fa a rompere questo circolo vizioso tra ignoranza e arretratezza? Io finisco, naturalmente condizionato dal lavoro che faccio, perché io penso che bisogna fare, diciamo, una rivoluzione culturale. E veramente uno dice: ma si può fare veramente una rivoluzione culturale? E chi la fa? Ecco, io credo che ci sono elementi per dire che si può fare e c'è qualcuno che la può fare. Vediamo gli ultimi grafici che danno forse una risposta. Primo,
Questo grafico dice chi sono i lettori di libri divisi per numero di libri che comprano. Questa è la fonte del CEP, penso che è venuto qui Romano Montroni del Centro del Libro. Ecco, questo grafico dice che i lettori di libri in Italia che leggono almeno un libro al mese, lo comprano, sono 3 milioni. Memorizzate questo dato, sono 3 milioni. Chi sono? Sono donne e sono soprattutto e sono giovani. La percentuale di lettori più forti è nell'età dai 15 ai 25 e quella di acquirenti più forti è tra i 25 e i 35. I giovani non leggono giornali su carta, ma leggono moltissimi libri anche su carta. Voi sapete che da 2 anni la crescita degli ebook si è fermata. Da noi al 5%, in America al 20%, è ferma, anzi è un po' regredita. I giovani leggono moltissimo, anche ebook, ma molto su carta. Ultimo dato interessante, questo è il grafico della lettura. Allora, è vero, dal 2010 il numerino scende, come vedete. Ma è anche vero che nel 1965 era il 16%. Il 16% degli italiani soltanto diceva di leggere un libro. Quindi noi siamo arrivati dal 16% al 46%. Qui c'è stata una rivoluzione culturale. Questo è un paese che è passato ad essere un paese agricolo. Voi sapete che l'ultima rilevazione dell'Istat in cui ancora, diciamo, gli addetti all'agricoltura superano quelli altri nel 1961. 61 ancora, gli addetti all'agricoltura, cioè un secolo e mezzo dopo la rivoluzione industriale inglese. Qui c'è stata una rivoluzione culturale di questo paese. Poi uno può dire in parte cattiva, in parte buona, che cultura abbiamo, perfetto, apriamo la discussione, ma c'è stata un'evoluzione culturale e quindi si può fare. E quindi si può fare. Chi la fa? Dice, ma chi la fa? Beh, secondo me la fanno i forti lettori, cioè secondo me la fanno questi che sono in fondo. Dice, ma sono pochi? No, non sono pochi, è un altro concetto, sono un'elite. La storia la fanno i popoli, ma i popoli non sono, non è che tutti pesano uguale, non è che tutti i cittadini pesano uguale, ci sono minoranze. Non solamente sono quelli che stavano meglio, il processo di minoranza rivoluzionaria, quelli che stavano peggio e che poi a un certo punto prendono il sopravvento quando c'è uno scontento molto forte, che sono elite. Il problema di queste elite che sempre fanno la storia è che elite sono, se sono elite chiuse, che si tramandano di padre in figlio perché io sono avvocato e tu devi fare l'avvocato e tu sei figlio del contadino e rimani a fare l'avvocato, oppure sono elite aperte. Come si direbbe in gergo aziendale, se sono aziende contendibili o no. Questa è un'elite ed è la stessa che va ai musei, ed è la stessa che va al cinema, ed è la stessa che va su internet, ed è la stessa che usa le nuove tecnologie. Le statistiche ci dicono che ci sono 3 milioni di italiani curiosi, attenti, che hanno due caratteristiche secondo me. Primo, non gli interessano solo le proprie cose, ma si interessano al mondo. I ragazzi che vanno al Festival Internazionale, se vi capita mai andateci, a Ferrara, ai primi di ottobre, sentono le discussioni su tutte le questioni del mondo, ecologica, ambientale, il terrorismo, gli altri. Curiosamente, quelle che gli interessano meno sono la politica italiana. Sono tra i 20 e i 30 anni. Ci sono pochi, sono un'elite, sono un'elite. Forse un'elite senza potere, cioè forse non sono le persone che comandano di più nei consigli di amministrazione o che sono in Parlamento. Allora il problema è, come fa questa elite senza potere a diventare elite reale? Prima con un atto di responsabilità, perché dichiararsi elite secondo me non è un atto di arroganza, è un atto di responsabilità. Raccontavo a Bisceglie che molti anni fa partecipa alla presentazione di un libro di Luigi 40 sull'incendio del Petruzzelli e c'era Corrado Augias di fronte a questa platea di professionisti baresi, signore con la pelliccia, avvocati, medici, e con imbarazzo Augias dice, certo, quel teatro così bello che da anni è fermo mi sembra una spia insomma dell'incapacità della classe dirigente di questa città. Bravo! Un applauso! Mi girate, e voi chi siete? Nessuno si pensava classe dirigente, perché è ovvio, classe dirigente è il sindaco e i pochi, e noi che c'entriamo, no? Io sono il più grande avvocato di Bari, il più grande medico, faccio soldi a palati, con la mia lavoro decido della vita di molte persone, peraltro
nella mia definizione di classe dirigente adotto totalmente quella di Piero Calamandrei, che dice che la classe dirigente va fino agli insegnanti, anche gli insegnanti fanno un lavoro di grandissima responsabilità, che può incidere, quindi come senso molto ampio. E quei signori non si sentivano classe dirigente, e quindi si comportavano come tali, naturalmente, non avevano un senso di responsabilità collettivo. Quindi dirsi elite vuol dire accettare anche le responsabilità. Quali? Per esempio, quello che Franco Modigliani disse, grande economista premio Nobel, anni fa, quando andai insieme a lui in un piccolo incontro per provare la sua autobiografia, lo invitarono gli imprenditori di Reggio Emilia. E lui fece un bel discorso sull'inefficienza economica italiana, cosa doveva fare per migliorare, e così. E alla fine domande, uno di questi imprenditori ricchi, benestanti, emiliani, alza la mano e fa: ma professore, lei ha fatto un bel discorso, ma noi cosa possiamo fare, noi cittadini? Lui li guarda e dice: pagate le tasse. E un'altra cosa simile lo disse il giudice Pignatone, anche con lui, e con la fortuna di fare questo mestiere meraviglioso, andai a fare una presentazione in Bocconi con Ilda Boccassini, presentavamo il suo grande libro di inchiesta, sull'inchiesta che lui fece sulla 'Ndrangheta, la prima grande inchiesta. Fa la presentazione, si alza uno per la domanda, fa: dottor Pignatone, lei è straordinario, lei è un uomo, noi l'ammiriamo, lei fa una vita d'inferno con la scorta sempre, eccetera, eccetera, ma noi cittadini cosa possiamo fare? Lui dice: non stringete la mano. Al momento giusto, alcune persone non stringete la mano. Il sindaco sa che non è banale, non è facile. Cioè, può essere facile per l'editore della terza che frequenta un certo tipo di persone, ma uno che fa il sindaco in certe realtà non stringe la mano, è un prezzo molto alto da pagare. Poi, in base a cosa? E da qui l'assurda idea che dobbiamo lasciare l'etica ai magistrati. No? C'è questa idea italiana fantastica che decide chi è buono e cattivo il magistrato, anzi la Cassazione, quando arriva la sentenza. Io che c'entro io? Io stringo la mano a tutti, vado a cena con un farabutto, no? Accettiamo, abbiamo accettato di praticare come un delinquente come Berlusconi. Stamattina ho chiesto al giudice D'Avico: ma si può dire che Berlusconi è un delinquente? Detto, sì, si può dire, perché c'è una sentenza passata in giudicato per truffa fiscale, quindi è un delinquente. Poi sappiamo che non è solo quello, Berlusconi è un delinquente perché ha fatto tutta la sua vita, come dire, della delinquenza la sua filosofia di vita, ha esortato a non pagare le tasse, ne ha fatti tutti i colori. E oggi ci apprestiamo forse a rigovernare con lui, c'è un'ipotesi che nel proporzionale si facciano. Allora, il problema, dice Pignatone, voi cittadini ormai non stringete la mano, fate delle scelte, come dire, molto semplici, che vi costano in alcuni ambienti, appunto costano per un avvocato che fa un certo lavoro, eccetera. Però io penso che questa sia la rivoluzione culturale. La rivoluzione culturale sta nel mettersi con gli altri, perché la seconda caratteristica di questi che leggono i libri e che fanno i festival, ma anche in vari musei, cioè pensa che le cose si fanno con gli altri, non da soli, che c'è una soluzione, non solo, ma c'è anche una soluzione collettiva ai miei problemi, in parte me la fango io, in parte la faccio con gli altri, ed è questo che con Anna Maria Montinari facciamo quando facciamo il lavoro sui presidi, che i presidi fanno da 15 anni in questa regione, nel piccolissimo, ma che fanno tanti, in tante associazioni, cioè pensare che c'è una dimensione collettiva, che non è solo dei partiti, i partiti hanno un aspetto fondamentale, ma che passa attraverso i tanti modi. Ecco, però su questo che ho detto ho molti dubbi. Il sindaco di Bisceglie mi ha detto: io non sono un uomo colto, dottor Laterza, io sono un uomo umile. Allora io ho detto: guardi sindaco, la cultura è esattamente questo, cioè la cultura è porsi dei dubbi, la cultura è aprire delle domande e dire forse ho sbagliato, e comunque c'è sempre un altro punto di vista altrettanto interessante del mio, e io devo riconoscere anche nel più lontano un punto di verità con cui dialogare o confliggere. Quindi mi interessa molto sentire voi che ne pensate. Grazie dottor Laterza, io ho appuntato un paio di citazioni che ho estratto da alcuni suoi articoli, e una mi sembra molto calzante. Queste idee restano spesso confinate in ambiti ristretti, lo dicevamo prima, non diventano conoscenze condivise, cultura politica, senso comune, e poi ancora il divario tra produzione intellettuale e sfera dell'azione, politica, economia, informazione, è ancora fortissimo. Ora, abbiamo prima salutato il sindaco di Tricase, intravisto il sindaco di Patù. Lei, da tempi, fino ai tempi non sospetti, ha creduto in una serie di iniziative
quali, quella dei presidi del libro, appunto abbiamo salutato da Maria Continaro, il Festival dell'Economia di Trento, le lezioni di storia, che sono stati dei modelli anche di grande partecipazione civile. Ecco, questa può essere una strada, perché spesso la cultura viene accusata di essere troppo autoreferenziale. Io frequento molto il mondo accademico e spesso i problemi degli accademici sono proprio quelli legati a una incapacità di dialogare con i territori, di ascoltare quelle che sono le richieste, le esigenze dei territori. Quindi una cultura che si apre e non che si chiude. Lei è stato un maestro in questo, fin dall'inizio della sua attività. Vorrei magari che ci dicesse qualcosa in più su come ha da subito caratterizzato la sua azione su questi grandi eventi culturali che poi sono rivelati degli eventi fonte di ispirazione per tanti eventi successivi. Chiedo scusa, ricordo, ho notato che ne parlavamo prima, nei nuovi bandi per le biblioteche che saranno per uscire dalla Regione Puglia, viene citata per la prima volta la parola presidio. Ecco, è come se un po' si fossero ispirati alle azioni dei presidi. Dunque, la domanda mi interessa moltissimo, però se lei è d'accordo, io proverei a sentire anche se c'è qualcuno, così, perché io sono un gran chiacchierone, ho parlato troppo e mi sono anche stancato di ascoltarmi, francamente. Quindi fare un piccolo stacco, non so se nessuno vuole, però se c'è qualcuno che voglia dire qualcosa, non solo domande ma anche considerazioni, mi farebbe molto piacere. Ovviamente mi farebbe piacere anche sentire il sindaco, se avesse voglia. Non è un obbligo, no, insomma, non è solo voglia, è un bisogno intimo, profondo, perché tantissimi anni fa io studiavo a Pisa ingegneria e vivevo bevendo latte, perché fare le file alla mensa non sempre mi andava, e leggendo i libri pubblicati dalla Terza. E la mia presenza qui è una presenza di rispetto enorme per questa casa editrice, per quello che significa, significato per la nostra Italia, e poi anche perché più volte ho sentito parlare il dottor Giuseppe La Terza e più volte mi ha affascinato il suo taglio, il suo modo di affrontare i problemi. Anche stasera abbiamo avuto tanti incontri sul libro e sulla lettura in questi giorni, e ogni volta è venuta una nota di sconforto, di tristezza, e il bicchiere mezzo vuoto. Oggi ho sentito finalmente il mio retteggio che ha questo bicchiere mezzo pieno, e mi ha dato grande soddisfazione berlo, e mi ha fatto ritornare alla mente un libro, queste chiacchiere sul bisogno della, che ha creato il bisogno della rivoluzione culturale, di pochi che possono dare, che dal profondo più profondo si possa uscire. Mi è tornato alla mente un libro, edizioni da Terza, a Ripirene, le città del Medioevo, che io dico, poi facendo ingegneria, però era una cosa che mi piaceva tanto quel libro, come tutte le altre pubblicazioni, e il taglio che è stato dato di questo dell'elite, che è vero, perché non significa avere la spocchia, non significa guardare gli altri dall'alto in basso, significa rendersi conto delle responsabilità che si hanno quando si ha avuta la fortuna di strumenti in più per poter leggere la vita, la nostra vita, la nostra società. Noi siamo dei privilegiati, ed è un modo egoistico di chiuderci considerandoci di più nella nostra torre d'avorio, e invece è doveroso sfruttare consapevolmente quello che è il nostro patrimonio. Abbiamo ricordato qualche giorno fa Liborio Romano, c'è cioè il sindaco di Quattù e Tricase, che in quel periodo hanno avuto personalità di enorme valore, che hanno trasformato la nostra Italia, pur con alterne vicende, pur con posizioni criticabili, ma il livello dell'approfondimento culturale, il livello di cultura, il livello di conoscenza dei problemi ha consentito a questi nostri grandissimi concittadini di diventare protagonisti di una trasformazione della nostra Italia. Questo spetta anche a noi farlo, e è vero, non siamo tantissimi a discutere di questo, ma siamo quel lievito che potrà rendere possibile finalmente questa rivoluzione. La rivoluzione culturale in Cina fu fatta con miliardi di persone, c'era un libretto rosso, ma era un inizio di quello che sarebbe stato poi la enorme trasformazione di quelli che sono 2 miliardi di persone. Non stiamo parlando di niente, perché noi 60 milioni di persone non possiamo sperare che questo possa accadere, che quello che dice il dottor La Terza è esattamente quello che è il nostro auspicio
la speranza di, non la speranza, la certezza che questo mondo si possa trasformare partendo esattamente da questo, dalla capacità di comprendere, di analizzare, dall'obbligo dello studio, ruolo fondamentale quello certamente dei docenti, ruolo fondamentale quello del presidio dei libri, ruolo fondamentale quello delle librerie, fondamentale quello di chi fa la promozione della cultura non come fatto, non come ciliegina sulla torta, ma come consapevolezza che solo attraverso la cultura, lo studio e l'approfondimento si possa passare dallo stato di chi subisce le decisioni altrui allo stato di chi le soluzioni può proporle. E io in questo credo molto. E se la nostra Tricasa, non voglio portarla ad esempio, grazie a persone come Michela, Vincenzo, Mario, e avere qui anche la dottoressa Montinaro, è un segno importante, ma Tricasa ha saputo reagire e venire fuori da una crisi tremenda, 2500 operai che sono andati via nel gasdotturificio, avevamo la produzione di scarpe, uno sfruttamento incredibile delle persone, della manodopera, una distruzione della nostra cultura artigiana, una distruzione della nostra cultura agricola per questa illusione che i grandi numeri avrebbero potuto trasformare il nostro territorio e dare ricchezza, è stata un'effimera ricchezza, 20 anni di pseudo benessere per un fallimento. Ma proprio grazie a questi investimenti nella consapevolezza, nella cultura, nello studio, nella possibilità di avere uno sviluppo economico diverso, probabilmente ci ha reso possibile, non dico venire fuori completamente, ma riuscire a ricominciare impostando in modo diverso, non la ricchezza facile ed apparente, non la ricchezza effimera, ma invece quella ricchezza solida che si basa sulla competenza, sulla conoscenza e sulla cultura, che non è la ciliegina, è il vero motore. Se non investiamo in questo non riusciremo ad andare da nessuna parte. Quindi un grandissimo grazie profondo per queste iniziative che mi auguro possano continuare, ma sono fiducioso, che possano continuare, perché questi signori, oltre a proporre cultura, sanno anche come si fa a fare i progetti, come si fa a ottenere i finanziamenti, è una cosa di enorme valore quello che loro stanno facendo, ma non soltanto con la lettura, anche con il cinema e con tutte le arti. Chi dice che di cultura non si mangia probabilmente non ha mai letto con gioia un libro, perché la cultura è soprattutto la gioia, il piacere di leggere per conoscere qualche cosa di più. E l'editore La Terza, gli editori La Terza da sempre hanno dimostrato di essere questo, non imprenditori che comprano la Mondadori per dire noi siamo proprietari della Mondadori, noi produciamo e promuoviamo la cultura, è un grande onore al merito. E poi soprattutto un'altra cosa, le persone più colte sono anche quelle che più affabilmente si interfacciano con gli altri, perché appunto si è sempre da imparare qualche cosa. Il dottor La Terza ce l'ha dimostrato oggi, veramente me l'ha dimostrato da subito quando ci siamo visti, con questa sua affabilità e capacità di ascoltare e di coinvolgere nella discussione l'altro. Forse la cultura è essenzialmente questa. Grazie di essere venuto qui, ci ha fatto un grande regalo. Grazie signor Sindaco. E tra l'altro, sono membro, dottore, la casa editrice La Terza nasce il 10 maggio, quindi siamo a ridosso dei festeggiamenti. Ci sono altre domande? Scusate, sono affrettato. Io condivido del tutto l'impostazione dell'intervento di Giuseppe La Terza. Quei dati andrebbero poi drammatizzati con le differenze territoriali, no? Perché come abbiamo anche detto nei giorni scorsi, i dati medi italiani poi hanno questo ulteriore problema di avere una disparità territoriale molto forte, per cui la lettura, i consumi culturali e tutte le cose che sono state dette, diciamo, nel nord sono quasi assimilabili ai paesi di punta o forse qualcosa del genere, e poi c'è il sud che è messo malissimo da tanti punti di vista, quindi c'è questa ulteriore complicazione. Io però non è questo, io ho un'angoscia personale nel condividere tutto questo discorso. A me manca la politica, io continuo a pensare nel profondo del mio cuore, se non c'è una capacità poi, se non ci sono soggetti collettivi, no? In grado di costruire attorno a questo protagonismo, a queste capacità relazionali, a questo capitale sociale, e se non c'è anche un sistema istituzionale in grado di rappresentare il meglio e non il peggio, perché qui c'è un problema del nostro paese
diciamo, la sequenza di leggi elettorali incostituzionali, cioè incostituzionali perché non garantiscono anche la rappresentanza, la difficoltà dei partiti o di quelle cose che oggi chiamano partiti, forse però dovremmo addirittura cambiare nome, come dalle sezioni, se passate i circoli, diciamo, forse nemmeno più quelli. Cioè, se manca questa cosa, no? Ho difficoltà a essere così ottimista. Ecco, diciamo, se sono ottimista pensando a questi movimenti sociali possibili, in parte anche esistenti, ma su cui si può lavorare tanto, sono pessimista nel nostro paese per quanto riguarda il rapporto con la politica e con la capacità poi di costruire una narrazione collettiva, una capacità di trasformazione collettiva positiva sulla base di queste dinamiche. Ecco, questo è. Grazie. C'è qualche ottimista in sala? No, per c'è un giovane forse. Se non ha qualcosa di specifico da dire, non cominci così. Dica, io voglio dire una cosa. No, parto innanzitutto con la fortuna di poter discutere prima con Mario e presentarmi anche a lei, quindi per me è stato un grosso onore anche questo. E con Mario discutevamo prima di una piccola idea che io porto un po' dietro dopo, in seguito a una partecipazione al Festival dell'Economia di Trento. Lei l'ha citato e credo che anche qui cercare di allargare, no, il ventaglio e i settori anche culturali nella nostra discussione, andare oltre magari il pensiero mainstream che abbiamo ad esempio nel settore economico, in tutto ciò che ha a che fare con l'aspetto di politica economica, credo che possa contribuire quindi alla crescita un po' anche dei nostri territori. Ora, non vorrei divagare, però questo era ad esempio un altro aspetto. È una proposta che io mi sentirei di fare anche al territorio, quella di riuscire a far partire da qui anche una discussione un po' più ampia, coinvolgendo anche la politica, come diceva Vincenzo, che secondo me è molto spesso assente, e per dare anche una fiducia in più, un po' di ottimismo anche in più alla nostra classe giovanile, non a noi giovani, perché questa è una terra dalla quale purtroppo si scappa e noi giovani siamo rimasti sempre un po' chi prova a ritornare a delle difficoltà. Questo non vuol dire che bisogna avere dell'ottimismo, però sono anche delle risposte che possono provenire da questo mondo, dalla cultura, e credo che ce ne sia bisogno. Ma adesso rispondo alla domanda che ha fatto Mario Carparelli e anche però le sollecitazioni. C'è una bellissima frase di Giacomo Leopardi, che passa per poeta, ma in realtà, come sapete, è un attivista politico, un filosofo, diciamo, del discorso sui costumi degli italiani. È una frase fantastica, io me la sono scritta e l'ho detto ultimamente. Scrive Leopardi: il vincolo delle leggi e della forza pubblica, che sembra ora, questa la scrive nel 1830 mi pare, che sembra ora essere l'unico che rimanga alla società, il vincolo delle leggi e della forza pubblica, è cosa da gran tempo riconosciuta per insufficientissima, sia a ritenere dal male e molto più a stimolare il bene. Non sono le leggi, non è la forza pubblica che ritiene dal male, e ancor più non è la forza pubblica, non sono le leggi che stimolano il bene. Tutti sanno con Orazio, questo era un po' un ambiente, insomma, tra loro sapevano, diciamo, tutti sanno con Orazio che le leggi senza i costumi non bastano, e che d'altra parte i costumi dipendono e sono determinati e fondati, principalmente garantiti dalle opinioni. Allora, io non mi fermo al semaforo, ok? Non mi fermo al semaforo. Me ne frego del semaforo, guardo. La mia opinione è che nessuno mi censurerà per questo. Nessuno. Me la sono fatta di esperienza. So che tutti noi non ci fermiamo al semaforo, adottiamo un criterio di buonsenso e vado oltre. Le leggi ci sono, certo che c'è. Il vigile potrebbe spuntare, ma insomma alla fine gli dirò: guardi, devo andare alla fidanzata, un amico quando un ragazzo dice parla sempre la fidanzata facendogli così, e lui, maschio connivente, dice vabbè, vai dalla fidanzata. È l'opinione che conta. E allora, come diceva Carparelli, qual è il tema di un editore? Un editore molto presuntuoso dice: beh, allora lo faccio io, faccio opinione. E no, tu pubblichi i libri.
lì ci sono delle idee, se uno fa saggistica ma anche narrativa, il problema è come diventano opinioni quelle idee, come diventano senso comune, come diventano quella cosa che magari non sai neanche che la origina, cioè non è possibile. È possibile, vi dimostro un caso, il signore che ho citato prima, Bauman, quante volte sentiamo parlare di liquido, società liquida, lavoro liquido, ma da gente neanche sa chi era Bauman. Neanche lo sa che quel signore 30 anni fa ha scritto un libro che si chiama Modernità liquida. Quella è diventata un'opinione. Quella che era un'idea di un grandissimo sociologo che la spiega, no? È diventata un'opinione. Si costruiscono le opinioni, ci vuole tempo. Allora, il tema, diciamo, della rivoluzione culturale è proprio questo, cioè come fai a farlo? E qui devo dire una cosa che ha perfettamente ragione Carparelli, se non la dicevo. La nostra elite culturale, posto che lo sia, ha svolto un ruolo molto ambiguo, perché molto spesso si è compiaciuta di parlare a pochi, si è compiaciuta della sua raffinatezza culturale che la rendeva incomprensibile ai molti, ha usato gerghi, ha usato linguaggi tecnici. Quante volte hai sentito un convegno dire: adesso cedo la parola al professor Canfora, tutti sanno chi è, non ha bisogno di presentazioni. Quello è un atto di snobismo, elitarismo, esclusione della cultura, perché magari tutti in quella sala conoscono Canfora, magari siamo a Bari, ma se ce ne fosse anche solo uno possibile che non lo conosce, tu gli devi dire che è Canfora, gli devi dire, un grande storico dell'antichità, glielo devi dire, perché sennò stai discutendo tra te e te. Uno dei più grandi intellettuali italiani, Alberto Arbasino, io non lo capisco quando scrive sul Corriere della Sera o su Repubblica, non lo capisco io, non lo capisco. Eravamo a un bar negli anni 60, io la Miriam, chi Miriam? Eravamo reduci da Bayreuth, avevamo sentito l'immortale Asphalt, e chi è? E però è uno dei più popolari sui giornali italiani, e non è una rivista specializzata, perché fosse una rivista specializzata, diceva, beh, quella rivista si vende a 500 persone, i cultori, la filologia, eccetera. No, tu vai sul Corriere della Sera. L'altro giorno due grandi intellettuali, Galli della Loggia e Esposito, Filò, scrivono un manifesto per l'Europa, in cui dice, basta con questa Europa tecnocratica, fini, torniamo alle origini. La nostra Europa, e comincia una pippa sulle origini culturali dell'Europa usando parole che io non capisco. Io non le capisco. Allora, questa roba qui è micidiale, perché questa fa sì che il tassista romano che qualche tempo fa mi prese su e dice: ah, dottor, con la cultura sti stronzi a sinistra ci hanno fottuto. Ah, dottor, con la cultura ci hanno fottuto. E questo, ahimè, risponde a una drammatica difficoltà, che è, come dire, un riflesso condizionato e un'incapacità nelle nostre scuole, perché non si insegna a parlare, non si insegna a scrivere. Io feci un tema al Liceo Tasso di Roma di 40 pagine, una sbrodolata logorroica, avrebbero dovuto dire, caro La Terza, male, molto male. Invece, bravo, che bel fraseggio, com'è che bel fraseggio? Tu le stesse cose devi dire in tre pagine, se vuoi essere sintetico, chiaro, no? Allora, questa cultura è autoreferenziale, ha perfettamente ragione Mario, cioè la nostra cultura, non tutti, tutti, tutti. Salvemini, un nostro concittadino, Silo Slabini, lo esalto, fa una pagina memorabile su Salvemini, in cui dice, Salvemini, che il suo maestro, gli diceva che la chiarezza del discorso è sintomo dell'onestà intellettuale, cioè l'intellettuale deve essere chiaro in quanto onesto. C'è una frase memorabile di De Mauro, l'ultima frase, una delle ultime che ho scritto sulla rivista che si chiama Due Parole, e dice, Mario era fantastico perché era un senso di ironia, dice, le parole sono fatte prima che per essere dette, per essere capite. E proprio per questo diceva un filosofo, gli dèi ci hanno dato una lingua e due orecchie. Chi non si fa capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori. No, cioè io ti butto lì una roba che tu non capisci, ti metto in difficoltà, non puoi argomentare, no? Cioè, come è noto, come diceva Strofelin, cioè, chi è Strofelin? Viola la parola, la libertà di parola. È un maleducato se parla in privato e da privato, è qualcosa di peggio, quello che non si fa capire, se un giornalista, un insegnante, un dipendente pubblico, un eletto dal popolo.
chi è al servizio di un pubblico ha il dovere costituzionale di farsi capire. Ecco, io penso che da questo punto di vista anche la nostra elite culturale ha grandissime responsabilità, e la rivoluzione culturale che deve fare, anche, e mi ci metto anch'io, se vuole far diventare senso comune le buone idee, è trovare i modi e le forme per dire le cose. Difficilissimo. Prendete una delle questioni più dirompenti, la questione dell'integrazione. Fuori gli stranieri da qua, non ce li vogliamo a casa nostra. È molto semplice, molto semplice. Io finora la risposta migliore che ho sentito dire, e mi duole molto da laico, è quella di Papa Francesco, è quella di chi dice Gesù, cosa ha detto Gesù? Quella è la risposta più forte, più immediata e più diretta. Dalla parte laica si deve, è fondamentale trovare risposte semplici e diverse. È molto difficile, perché certe volte il pensiero, le idee buone sono idee complicate. Sull'immigrazione, per esempio, non c'è un'idea semplice, non è anche vero che gli immigrati vanno sempre bene dal punto di vista economico, come sentite, non è così, c'è un effetto misto, dice Paul Collier. Però Paul Collier dice la vera questione è il capitale sociale, la fiducia. Quando arriva in una comunità, un gruppo esterno, anche piccolo, come sapete in Italia in percentuale sono pochi, ma arrivano tutti insieme, e tra l'altro arrivano come espressione di culture dove appunto c'è già poca fiducia tra di loro, minano la fiducia reciproca. Che tra l'altro si costruisce, dice Paul Collier, in questa parte del mondo, nell'ambito dello Stato-Nazione. È lo Stato-Nazione che fa sì che un italiano del Sud paghi le tasse per uno del Nord, o un francese. Quindi anche lì, prima di sparare contro il nazionalismo, pensiamoci un attimo, perché la fiducia si costruisce in un contesto. Quindi è una questione difficilissima di come fare questa integrazione, però è un compito di tutti noi. C'è un compito di tutti noi, non solo della politica, trovare le forme, i modi, le parole, come diceva De Mauro, per farlo. Grazie. E su questo punto, tra l'altro, che vuoi lasciare dall'intellettuale, che è quello che dà un'analogia dal populismo, ma non vogliamo sottrarre altro tempo al prossimo appuntamento, quindi grazie. Grazie a voi. Al dottor La Terza, grazie al sindaco di Tricase, al sindaco di Patù. Sì, grazie Mario Campanelli di aver guidato l'incontro. Volevo ringraziare insomma ancora con applauso il presidente Giuseppe La Terza. Adesso proseguiamo con Silvia Vallone e Paolo Pescantino, l'ultimo romanzo di Silvia Vallone, quindi insomma facciamo un attimo tempo tecnico del cambio del divano e cominciamo subito, questione di pochissimo e siamo davanti.